Subito subito passiamo ad un'altra artista molto importante, è già in linea, pronto? Ciao Pia! Ciao Pia, buongiorno, ciao, buongiorno, benvenuta! Tutto bene? Molto bene, e molto tu bene, come molto stai? Bene. Io sto benissimo. Va bene, lo introduciamo subito, il tuo ultimo singolo, sto benissimo. Sì, cioè, ma perché lo dicevo sempre, di solito poi uno va a finire che scrive le canzoni con le cose che dice. Bello, sto benissimo, oggi si domandano come stai? Buio. No, facce no, buie. No, ma non è vero, capite? Infatti il senso della canzone è un aspetto ironico, ma sì. Se lo vedi dalla televisione soprattutto, che ci fanno sembrare che non succede niente, invece c'è tutto un patatrac. Lo possiamo dire forte. Infatti, subito subito, intanto Pia, sto benissimo, il tuo ultimo singolo dal tuo terzo album. Bel terzo album, e sto benissimo. Diciamo che, appunto, l'hai introdotto tu prima, sei molto attenta al contesto in cui viviamo in questo momento, che possiamo dire che è proprio in affanno. Sì, io l'ho scritto quest'estate, ma già mi veniva a mente che sarebbe successo un pochino... Il patatrac. Sì, perché diciamo che noi italiani ci stiamo un po' a bindolare dalle belle frasi, invece bisogna essere un pochino più realisti. Però io questa canzone non la voglio mettere a sfondo politico, perché non mi interessa, ci sono già loro. Io l'ho vista più e poi si vedrà meglio nel video. Io parlo di cose classiche che fanno gli italiani, cioè che anche se stanno male però fanno bene loro, tipo a che passano i semafori rossi, investono le persone nelle strisce, fanno tutte robe che non c'è in Italia in questo momento storico, una forma di rispetto per le persone. Cioè fai un parcheggio, arriva un altro, te scana, t'ammazza. È una cosa un po' brutta. Ah sì sì, vabbè, male, molto incivile. Questo è il messaggio che voglio lanciare, cioè un messaggio un pochino di più, che le persone abbiano un pochino più di rispetto per gli altri, siamo tutti uguali in fondo. Sì, ecco. Siamo tutti però, uguali. Ascolta, la musica ci prova, io lo faccio perché mi diverto anche a scrivere le canzoni, cioè uno che fa questo mestiere qui dovrebbe essere attento anche a fare riflettere le persone, poi vediamo cosa succede. Certo, l'arte, la musica ha anche il dovere di far presente il contesto in cui si vive, fondamentalmente, sì. Di farlo, diciamo che nasce spesso l'arte, è nata in questa maniera, proprio per denunciare il contesto in cui si viveva. Oh, Pia, tu sei proprio un... Manolo mi ha detto prima, un bel tipo. Sei una tipaccia. Sei dinamica, sei carismatica, scrivi, sì, cucini. Mi piace tanto perché ho avuto una bella famiglia che mi ha insegnato delle belle cose, quindi sono una persona solare, ecco, quello me lo posso dire. Poi se sono bravo o no a scrivere le cose lo decido io. Ma se dillo, perché hai scritto per Patti Bravo, Irene Grandi. Per Patti Bravo, ma poi sì, ho fatto tante cose nella mia vita e l'ho fatto sempre con lo stesso entusiasmo che ho fatto questo. Io mi sono staccata dalle discografiche perché non ci credevo più. E ho voluto fare questo percorso, lo voglio fare indipendente, ho l'esperienza giusta per poterlo fare, ecco. Sì. Così uno, cioè, almeno vedi, ho fatto delle robe, però perché bisogna avere della gavetta per poter lanciarsi anche, quindi io l'ho fatto col cuore questa cosa. Oh sì, infatti tu ti sei, diciamo, staccata, niente di casa discografica, sei tornato un po' al passato, però proprio con uno sguardo al futuro tu ti poggi molto con le nuove, con la musica, diciamo, la divulgazione online, infatti... D'altronde la musica purtroppo si è spostata in questo settore qua, e per stare un po' ai tempi devi fare così. Cioè, è inutile che io faccia dei CD e poi se li compra nessuno, è meglio fare dei bei singoli e la gente, e poi farò delle raccolte delle mie cose. Però... Ah, quello sicuramente, probabilmente adesso c'è molta fatica, però ricordiamo anche agli ascoltatori che sì, è scritto per Patti Bravo, è scritto per Irene Grandi, ma è grande anche la tua collaborazione con il Vasco Nazionale. Con Vasco ci ho lavorato 15 anni spalla a spalla, quindi lo conosco molto bene, cioè ci conosciamo a vicenda bene, abbiamo... ma sempre stimato a livello artistico, scriviamo nello stesso linguaggio. Sì, infatti vi vedo molto simili, nel senso si vede che potete andare sulla stessa lunghezza d'onda, poi insomma Vasco è Vasco e tu comunque si sente che hai qualcosa da dire, Pia, assolutamente. Infatti quando uno sa quello che vuole nella vita, ma io sapevo già da piccola che ero così, che avevo le idee chiare. Ah, fin da piccola, determinata, carismatica. Sì, molto determinata, sì.
delle volte quando uno è così cioè che sa bene le cose è molto invidiata, perché invece perché magari è una gran fortuna capire la strada da subito, magari sì. Ci si divincola per tanto tempo e poi si scopre, ma perché la musica viene vista sempre in una forma un po' di non lavoro, invece la musica è un investimento di lavoro importante. Ne parlavamo la scorsa settimana. Senti Pia, volevo farti una domanda. Tu sei un artista internazionale, molte persone, molti hanno ascoltato i tuoi pezzi in tutto il mondo. La differenza che c'è tra la musica qui in Italia e nei paesi come il Canada, la Svizzera, la Germania? Hai sentito? Sì, io sono andato anche un po' all'estero e diciamo che ho riscontrato molta più attenzione, molto più rispetto. Se una cosa piace lì va, se non piace no. Non è come in Italia che se piaci non vai, invece se sei mezzo e mezzo va, cioè a seconda degli appoggi. Lì non si scherza, lì si guarda proprio lo spessore artistico di una assolutamente persona, quindi i professionisti vanno avanti e chi sì. I tenaci. Anche magari sì. Chi non ha delle grosse doti tecniche, ma sicuramente, come dicevamo prima, delle cose da dire. Alla fine alla base c'è sempre quello, avere qualcosa da dire. E poi con te si sente molto, molto il fuoco, ma hai notato anche, a parte un approccio, voglio anche ricordare così per le radio, magari non tutti sanno, non so se lo sai Pia, che da poco, non so poi se è cambiato qualcosa, in Italia non c'è più la disoccupazione per gli addetti allo spettacolo, gli attori, i registi. No, certo, noi siamo tutti buttati così all'aria. È da poco che non c'è più. Fai bene a ricordarlo, Alessandro. Questa cosa... Ma non è una cosa piacevole, no, una cosa bella, sembrerebbe far capire che è ormai l'arte un qualcosa dedicato all'arte in sé, ai ricchi o come hobby. Cioè. Sì, infatti, hanno preso questa cosa qui solo per quello. Invece, se te ci fai caso, storicamente ai personaggi tipo Giuseppe Verdi, cioè, erano tutte gente misera, non certo avevano un livello di povertà, che sono stati ingaggiati da persone intelligenti che hanno capito il loro estro e poi le hanno fatti venire fuori. Se te vedi le storie di classici che fanno parte della musica, dell'arte in generale, ti parlo, sempre vissuti con la povertà più assoluta. Assolutamente, ricordiamo che sono morti di fame molti artisti che hanno regalato l'evoluzione umana, in un certo senso. Senti, allora, volevo parlare anche della tua esperienza Amiche per l'Abruzzo. Io sono abruzzese. Dunque... È stata una bellissima esperienza vedere tante donne che si sono unite per uno scopo così alto. Insomma, la musica certe volte riesce a trascinare un sacco di gente, questa è veramente una cosa positiva. Io mi sono trovata benissimo, è stata veramente una bellissima esperienza. Sì, ricordiamo per il terremoto accaduto qualche anno fa all'Aquila, sì, infatti, nell'Abruzzo, insomma, che c'è ancora molto da fare. Infatti a me mi viene da ridere di certe volte vedere tutti questi passano in quinta e poi dopo succede che non si sa più niente, boh. E la Dandini aveva la Dandini, no, aspetta, come si chiama? La Guzzanti aveva fatto un film documentario molto bello. Lo ricordiamo. Mi sembra che si intitolasse Dracula, non ricordo adesso. Sì, Dracula, e ti dico, è impressionante, ti viene voglia di prendere una mazza e di spaccare la testa a qualcuno, per quanto c'è l'ingiustizia. Capito, io sono abbastanza giustiziera per queste cose. Sì, sei fantastica, Pia. Io ho ascoltato i tuoi brani, c'è tutta una carica che alcune donne dovrebbero. Io, non vedendo te, mi sono ricordata un po' Janis Joplin per certi versi. Poi grazie, è un bel paragone. No, nel senso la carica è simile, cioè nel senso che quando ascoltavo lei mi piaci veramente tanto. Sei bella. Poche donne ormai sono così nel panorama italiano del rock, no, soprattutto. No, perché non solo il successo, invece il successo è una cosa che c'hai dentro, non è una cosa che deve essere davanti alla persona, il successo è la realizzazione personale. Assolutamente, quindi, ma poi tu scavalchi molti schemi, molti stereotipi, possiamo dire così, adesso sì, magari... Sì, io sono molto libertà, do molta libertà alle persone che anche lavorano con me, cioè sento che ognuno deve stare indipendente, perché solo con la libertà riesci anche a esprimerti. Cioè, logicamente ci sono tante cose che devono essere indirizzate, non bisogna essere fuori del testo, no anarchia in questo senso, sì, sicuramente no, quello no, però cioè, io almeno se mi lasci, se mi sono liberata apposta,
perché volevo fare quello che mi piaceva, e poi se fai quello che senti te la gente lo capisce e ti apprezza di più. A me mi ha anche incuriosito che, se non vado errato, tu hai partecipato anche alla colonna sonora di un film, di Alba Chiara. Sì, l'approccio col cinema? A me, guarda, mi piacerebbe, perché ci sono delle canzoni mie che si potrebbero adattare benissimo a qualsiasi film. Io ora ho un contatto con un regista di Roma. Per altre cose, vediamo cosa succede. Per eventuali colonne sonore, soundtrack. Sì. Allora, Pia, noi ti salutiamo perché sappiamo che hai un impegno. E ci dispiace. Hai un impegno importante. Grazie. Però facciamo ascoltare questo bellissimo pezzo che si intitola Sto Benissimo. E ovviamente vienici a trovare quando vuoi. Noi siamo qua, okay. Va bene? Sì, grazie, sì. Un bacione a tutti. Sto Benissimo, Pia Tuccitto. Comprate. Ciao, Pia. La musica. Grazie, ciao, Pia, grazie. Ciao, grazie, ciao.